end. How many seas must a man have to sail before he can sleep in the sand? How many times must a man? E anche quest'anno Pralà non delude, qui a Molini la castagnata col sindaco in prima fila. Io mi sono messo la giacca perché siamo saliti con la moto, ma qua veramente si sta meglio in maglietta, sindaco. È una giornata splendida e c'è anche il caldo del fuoco. Sì, oggi effettivamente è una bella giornata, direi proprio quasi estiva ancora. Fa caldo, c'è tanta gente, poi effettivamente il fuoco scalda, per cui si sta bene che maniche corte oggi ancora. Sindaco lavoratore, insomma. Va bene, tutti gli anni ce le facciamo noi le caldarosti, l'amministrazione comunale sempre presente, c'è il mio assessore, l'altro mio consigliere, l'altro assessore, siamo tutti qua che lavoriamo in maniera da far bene riuscire questa manifestazione, da regalare un buon pomeriggio a tutti coloro i quali scelgono di trascorrere una giornata nella Valprino. Vicepresidente Viale, allora anche lei qui a gustare le castagne di Prelà, una festa in un piccolo borgo che però sa comunque attirare il pubblico, attirare i turisti, sa fare festa anche con poco, con la semplicità. Una bella tradizione, non è il primo anno che sono qui, sapori, una bellissima giornata e dei sindaci che per la loro comunità lottano, sono presenti, è la nostra ricchezza. Io direi che i sindaci con le poche risorse che hanno tengono insieme la nostra comunità. E la cosa bella, anche positiva, è che qua sindaco e assessore si danno il cambio a cucinare le castagne. Sì, certo, e qui una bella tradizione, Eliano Brizio lo conosco da tanti anni, oggi qui anche col suo papà, e insomma siamo anche, è bello anche stare insieme e condividere questi momenti, una pausa in mezzo a tanti impegni. Impegni che comunque vanno avanti con un'attenzione anche sempre auspicata verso questi territori, perché i territori del nostro entroterra, i territori chiamiamoli minori, sono importanti tanto quanto la costa. Sì, non bisogna dimenticare come è fatta la Liguria. La Liguria non può essere trattata come un'altra regione proprio perché è fatta in questo modo così particolare, lunga e stretta. E anche dal punto di vista del tema che mi occupa di più in questo periodo, i servizi sanitari, le risposte ai bisogni dei cittadini, bisogna tenerlo molto presente. Insomma, che questo entroterra non venga sguarnito di presidi e soprattutto che le risposte dell'emergenza siano in tempo utile per salvare le vite. How many seas must a man have to sail before he can sleep?